Purtroppo avrei fatto volentieri la recensione completa delle Sky Plus di ASICS. Sarei sicuramente andato in pista, ma purtroppo il mio piede non me lo consente e durante una gara, cose che possono capitare, ho avuto un piccolo problema a un tendine. Comunque oggi parleremo, ho incontrato Andrea Soffientini qualche giorno fa a casa mia, del confronto tra le Metaspeed Sky rispetto alle Sky Plus. C'è stata un'evoluzione significativa, le Meta Racer, la prima versione, erano molto dure, ma al tempo stesso, pur essendo reattive, non permettevano di raggiungere la stessa economia di corsa invece degli altri modelli. Secondo me c'è stato un passo significativo con il primo modello, le Sky, ma con queste Sky Plus, secondo me, l'azienda giapponese è riuscita a realizzare una scarpa davvero eccezionale. Vi abbiamo già raccontato con Filippo Pavesi quali sono stati i principali miglioramenti di questa scarpa, che fondamentalmente si riassumono in una quantità superiore di gomma nell'avampiede, nel cambiamento del battistrada e leggermente anche della tomaia, oltre al fatto che la scarpa è leggermente più ricurva rispetto al passato. Sentiamo cosa ci ha detto Andrea dal mio giardino di casa. Nei prossimi giorni comunque riprenderò a correre. Sentiamo cosa ci ha detto il buon Andrea. Voi nel frattempo stay strong, keep running, iscrivetevi al canale, sarebbe davvero gustoso. Io mi sarò costretto, visto che non dovrò correre per qualche giorno, a mangiarmi solamente delle verdure. Dal mio punto di vista, anche e soprattutto analizzando i sensori Runscribe, ho notato davvero dei parametri molto interessanti. Alla mezza maratona di domenica avrei sicuramente corso molto velocemente se non mi fossi fermato. Voi nel frattempo stay strong, keep running, iscrivetevi al canale. Nei prossimi giorni vi racconterò anche ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa, e per quello che riguarda ASICS vi spiegherò le novità 2022. Ciao, alla prossima! Andrea, nei giorni scorsi sono stato a un evento ASICS che mi ha visto protagonista come filmmaker e ho avuto la fortuna e la possibilità di testare una scarpa davvero molto veloce, le Metaspeed Sky Plus. Oggi anche tu hai avuto modo di confrontarla con il modello precedente. Cosa ne pensi di queste due scarpe? Allora, intanto ciao a tutti. Il primo modello era bellissimo da vedere, il secondo modello ancora più bello forse. Colori strabelli, mi piacciono molto. È una scarpa che comprerei di primo acchito. A tocchicciarla ho visto che mi sembra un pochino più morbida, sì, la mescola, ne abbiamo parlato prima, anche se hanno detto di no, ma anche a me sembrava un pochino più morbida. Tomaia è rimasta praticamente la stessa, hanno cambiato la linguettina e i lacci che ricopiano quelli di Nike. No, beh, innanzitutto Andrea, la tomaia dicono che sia stata cambiata, in effetti è leggermente cambiata, però la cosa che ti chiedo è, secondo te a livello fondamentale di mescola, cosa ne pensi e come l'hai vista? Beh, la mescola l'abbiamo detto l'altra volta, era un'ottima mescola, morbida, leggera, reattiva. Adesso gliene hanno messa anche un pochino di più, quindi figurati, meglio ancora. E come l'hai vista a livello di appoggio nell'avampiede? C'è al 4% in più di Fly Foam Turbo. Secondo te può darti una spinta supplementare? Sia la spinta supplementare sia comunque più ammortizzazione, quindi meno stanchezza a fine gara. Invece a livello di tallone, come l'hai vista? Ti sembra stabile oppure un po' meno stabile rispetto al modello precedente, essendo un po' più alta? Per quello bisognerebbe provarla nelle gare un pochino più lunghe, però fondamentalmente con un avampiede così più largo la scarpa sembrerebbe risultare un attimino più stabile. Però questo lo devi dire te perché l'hai usata già tu in gara, quindi è vero che erano solo 5 km, ma l'ultimo chilometro sei stanco lo stesso. Cosa ne dici del fatto che nell'avampiede la scarpa è ancora più ricurva, quindi per chi corre di avampiede
secondo me potrebbe essere interessante. L'effetto trampolino, guarda, quando capisci come utilizzarle diventano top, perché praticamente quasi non appoggi più se non con l'avampiede e quasi cadi per terra e quindi ti spingi sempre più avanti possibile, quindi si sente questa differenza. Non ho avuto modo di provarla, però sicuramente l'ho vista, l'ho toccata, l'ho potuta ammirare anche la versione Edge. Che sensazione, sulla base di quello che hai letto e visto, queste due scarpe ti hanno dato e come le confronteresti? Ma a livello di marketing non l'ho mica capito, perché comunque ci hanno studiato sopra abbastanza, ci hanno speso dei soldi, però da quanto si dice sembrerebbe comunque meglio queste in generale, anche perché ha più schiuma e quindi, ripeto, più reattività e comunque più protezione. Invece non so se hai letto, ma sul Corriere un articolo di Marco Bonarrigo racconta di questa scarpa, del fatto che la scarpa stessa, secondo lui, può addirittura permetterti di correre 7 secondi al chilometro più velocemente. In realtà sta parlando di un amatore non evoluto, ma nell'articolo parla anche del battistrada. Come l'hai visto e come l'hai confrontato rispetto al modello precedente, se mi puoi dare qualche dritta? Ma 7 secondi rispetto a quale altra scarpa? Cioè, confronto a un mocassino o alla Nimbus forse sì, ma 7 secondi mi sembrano davvero tanti, bisognerebbe capire rispetto a cosa. Per il battistrada lui non era molto molto contento, ma anche tu di primo subito la prima volta che l'hai usato hai detto che non era così eccezionale. Ora è da capire, secondo me sempre sull'asfalto queste scarpe danno il meglio di loro. Adesso che arriva il periodo caldo, poi che se non ti muovi ad alzare i piedi lo fondi. Il catrame direi che il grip sarà top. Bisogna capire sui San Pietrini della Maratona di Milano, nel periodo quando piovigina e tutto, se davvero tiene, ma da quanto si dice non è così grippante. Onestamente il primo modello, la Maratona di Milano, dove peraltro ho fatto soltanto gli ultimi 15 km, non ho avuto nessun problema, non ho notato nessun problema, mentre sul modello successivo, dove peraltro ho corso solo 5 km, qualche problema di grip l'ho sentito, vedremo nei prossimi giorni. Dal tuo punto di vista, a chi suggeriresti questo modello Sky Plus? Guarda, è una scarpa per atleti comunque veloci, ma comunque per cercare la prestazione, quindi per dirti, uno che corre a 4:15 la maratona, secondo me potrebbe fare al caso suo. Sopra si è sempre lì, sicuramente hai il vantaggio di una scarpa leggera col carbonio. È vero anche che a lungo andare poi si sente la mancanza di protezione rispetto ad altre scarpe un pochino più pesanti e strutturate. Cosa dici? La scarpa esce a giugno, suggerisci di aspettare il nuovo modello oppure, a parte che comunque si fa fatica a trovare, di acquistare già adesso il modello precedente? Guarda, sono molto simili, è cambiato poco, dipende se, vabbè, qua parlo di pricing, poi te mi dici che non va bene, dipende a che prezzo trovate il vecchio modello, comunque il vecchio modello era ben fatto, questo apporta sicuramente delle migliorie, forse a prezzo pieno non la comprerei quella nuova, prenderei quella vecchia scontata. Secondo te, se dovesse la scarpa permetterti di correre un secondo al chilometro più velocemente, quale delle due prenderesti? Quella che mi fa correre un secondo più veloce, lo sai che la prestazione secondo me è tutto. Ma credo per tutti, siamo qua tutti a cercare la prestazione ovviamente nelle maniere più legali possibili, quindi anche se mi dicessero che correre nudo mi fa andare più veloce, correre nudo. Vabbè, Andrea, la prossima volta faremo un confronto tra le tre scarpe, le Meta Racer, le Sky e le Sky Plus, e poi magari anche se dovessero arrivare le Edge in pista, così vediamo con i sensori come queste scarpe si comportano ai tuoi ritmi, e secondo me potrebbe essere molto interessante. Grazie Andrea, stay strong e keep running, e ci vediamo alla prossima. Max, a parte che non stai più facendo i reels, quindi non andrai così veloce a salutare tutti, sono curioso di sapere invece te cosa pensi delle Meta Racer poi alla fine, perché fondamentalmente erano le più dure che avevano fatto in casa, non avevano l'FF Turbo,
Sono curioso di sapere cosa ne pensi, perché io le avevo trovate abbastanza secche, avevano senso se si potevano usare in pista. L'avrò sicuramente detto nella prima parte della recensione che pubblicheremo nei prossimi giorni. Grazie Andrea. Ciao.